Mangiare sano significa garantirsi una salubrità psicofisica, mangiare sano significa qualità della vita alta, mangiare sano significa avere un'idea del cibo e dell'alimentazione non solo come nutrimento. Il cibo è ovviamente prima di tutto il nostro nutrimento, ma il cibo è anche cultura, il cibo è anche civiltà, il cibo è relazione con le altre persone, il cibo è l'identità. Se uno pensa a Lombardia, pensa alla cassola, se pensi a Livorno, pensi al merluzzo alla livornese, se pensi al Piemonte, pensi alla bagna cauda, se pensi alla Campania, pensi alla pizza, se pensi alla Calabria, pensi alla cipolla rossa o ad altri prodotti. I cibi hanno sempre segnato l'identità di un territorio, di una comunità, di ciascuno di noi. E oggi c'è nel mondo una sensibilità nuova. Più nessuno mangia qualsiasi cosa o beve qualsiasi cosa. Sempre di più c'è la domanda, no? Di mangiare bene, di bere bene, di un cibo pulito, di un cibo sano, di un cibo giusto. Expo 2015 è un grande appuntamento per discutere di come ci si attrezza per rispondere bene a questa domanda di garantire cibo a tutti e a tutti cibo di qualità. Da buon torinese sono un affezionato e appassionato non solo consumatore ma anche sostenitore e promotore dei cibi piemontesi a partire dalla bagna cauda. Il cibo è una leva fondamentale anche dal punto di vista economico perché la produzione agroalimentare, alimentare, la produzione gastronomica significa investimento di capitali, significa applicazione di tecnologie, significa coltivazione di terre incolte, significa creazione di lavoro, significa scambio, commercio, importazioni, esportazioni, mercato. L'agricoltura e tutto ciò che dall'agricoltura viene, in primo luogo i prodotti del cibo, sono una leva fondamentale dello sviluppo economico di un paese. Non dimentichiamo mai che l'Italia per dimensioni è il terzo paese agricolo dell'Unione Europea. Preservare l'originalità e la tipicità dei prodotti, compresi i prodotti agroalimentari, compresi i prodotti del cibo, dalle mille forme di imitazione. Vede, nell'imitazione ci sono due aspetti. Da un lato il fatto che si imiti un prodotto ne è un'attestazione di qualità, se no non lo si imiterebbe. Però è evidente che nell'imitazione c'è l'alterazione dell'originalità e della tipicità. Allora, la valorizzazione e la tutela dell'originalità di un prodotto contro ogni forma di imitazione e di contraffazione è necessario sia perché ne permette una valorizzazione ulteriore di quel prodotto sia perché garantisce a chi lo consuma di consumare il prodotto vero, cioè quello giusto, pulito e buono. Si può sempre fare di più e di meglio, io penso che l'Italia debba sapere che ha nella qualità della sua produzione alimentare e gastronomica e culinaria una ricchezza straordinaria e quindi deve investire tutto quello che è necessario per tutelarla e promuoverla.